L'annuncio alle 3 dello scorso anno non ci aveva fatto strappare i capelli, forse perché ci aspettavamo qualcosa di nuovo. Ma Donkey Kong è sempre Donkey Kong e quindi ad un mese dall'uscita vogliamo raccontarvi le nostre ultimissime impressioni su Tropical Freeze. Previsto inizialmente per novembre, Donkey Kong Country Tropical Freeze è stato poi strategicamente riposizionato a fine inverno sia per colmare un altro periodo privo di uscite, sia per tenersi lontano dal ben più importante Super Mario 3D World. Se l'ultima avventura dell'idraulico italiano è capace di garantire tanto divertimento grazie ai tantissimi contenuti, sia ai veterani che ai meno esperti, Tropical Freeze è invece pensato a tutti coloro che non hanno paura di confrontarsi con uno spietato mondo platform e non temono di prendere qualche schiaffone in faccia per opera di un level design quasi crudele, impegnativo e complesso. Se già a partire dal primo mondo si inizia a comprendere la pasta di cui è fatto il gioco, a partire dal secondo si devono necessariamente dosare alla perfezione le proprie azioni, perché le vite a disposizione possono calare a ritmi vertiginosi in pochissimo tempo. Insomma, la difficoltà può essere davvero elevata. Anche gli scontri con i boss sono decisamente ostici, forse troppo per gli standard Nintendo. E fin dal primo scontro i combattimenti richiedono molta precisione, abilità e massima concentrazione. Se l'equilibrio tra sfide e frustrazione sarà però stato raggiunto in pieno, lo potremo dire soltanto con la recensione. Siamo però oggi in grado comunque di confermare che Donkey Kong Country Tropical Freeze somiglia moltissimo al suo predecessore. Animazioni, sistema di controllo, abilità a disposizione e svolgimento dei livelli sono in larga parte identici, offrendo una sensazione di déjà vu inevitabile fin dai primi istanti. Le novità non mancano comunque. Tra quelle che vale la pena di menzionare c'è senza dubbio il Kong Pow, una sorta di smart bomb da caricare raccogliendo banane che consente di trasformare immediatamente ogni nemico presente su schermo in un oggetto da raccogliere. E ovviamente non si possono dimenticare gli amici destinati a supportare lo scimmione, in grado di garantire più energia a disposizione e soprattutto abilità speciali estremamente utili. Diddy Kong aumenta il tempo di sospensione in aria durante i salti, Dixie Kong roteando la treccia dà modo di raggiungere altezze superiori, mentre il vecchio Cranky col suo bastone da passeggio può farci rimbalzare sul terreno per passare indenni sopra ostacoli appuntiti. A livello visivo, Retro Studios ha mantenuto immutato lo stile del precedente episodio per Wii, ma ha sfruttato le maggiori capacità del nuovo hardware Nintendo garantendo scenari più complessi, dettagliati e colorati, ovviamente esaltati dall'alta definizione e dal frame rate perfettamente stabile a 60 fotogrammi. Notevole anche la varietà di ambientazioni che per ognuna delle isole presenti offre un setting completamente diverso. Il nostro ultimo incontro con Donkey Kong Returns Tropical Freeze ci ha lasciato parecchie sensazioni positive, ma anche qualche dubbio. Oramai manca meno di un mese all'uscita e siamo ansiosi di dare il giudizio definitivo sull'ultima fatica dei Retro Studios.